Sì, pronto, pronto, sì. Siamo? Sì, guarda, scusami, sono un po' scoglionato, ma dimmi, dimmi tutto. Bene, Matteo, io ti chiamo in merito di trading online a Forex, un progetto che la conosce, giusto? Certo, lo conosco benissimo. Da qualche amico, parente o hai provato di fare trading? L'ho proposto qualche troia. L'ho proposto qualche mia amica. Ti ha proposto qualche tua amica Troia? No, l'ho proposto a qualche mia amica. No, No, prima ha detto Troia, non l'ho Troia. detto, non l'ho detto, non l'ho detto, non l'ho, figuriamoci, non dico queste cose. Tu non dici questa cosa? Bene. Ma quanti anni hai, Matteo, se ti posso chiedere? 21. Ah, questo spiega tutto. Bene, ma tu non hai mai fatto investimenti? Cioè, diciamo che lavori, di che ti occupi? Ma io spaccio. Coca, spaccio droga Ah, che faccio cosa? e gestisco prostituzione. Bene, 21 anni e gestisci tutta questa cosa. Sì, sono un boss, Sei diciamo. niente. Sono un capetto, sono un capetto. Comunque sì, io non penso che sia un capito, perché un capito non ha tempo di parlare al telefono, dire la verità. Ma Cioè tu, tu, no, massimo no, che un puoi essere momento, un no, tu, io ho trattatore chiesto di di te, pietre di cielo e giorno. io ho chiesto di te, non è che sto parlando con una qualsiasi, sto parlando con una troia, giusto? Io mi occupo di troie e parlo con una troia, giusto? Sì, io sto parlando con una troia. Io sto parlando con una troia, hai Allora, ragione. io mi occupo di troie, tu mi hai chiesto e sono un capetto, tu mi hai chiesto, tu sei una troia e welcome to the... Ah, perché la tua famiglia viene composta Dio dalle tue porco, amiche. Dio cane, porco Dio! Stai zitta! Stai zitta! O ti cucisco la figa! Porco Dio! Tranquillati però, tranquillati. Cosa è successo? Porco Dio! Porta rispetto, troia! 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 Mamma mia, sta urlando come una troia, quando si scoppa così fa, come te. Le troie fanno come te. Lo sai? Pronto? Matteo? Pronto? Parli però perché la tua sorella si sta scoppando adesso, parli. Sì, ciao. Sì, buongiorno, mi dica. Sei un coglione però. Sì. Ma no coglione, tu sei un testa di cazzo. Testa di cazzo. Ma così parli al telefono sempre tu, una testa di cazzo? Cosa farebbe se io fossi davanti a lei nudo in questo momento? Oh, testa di cazzo, così parli sempre al telefono, so. Oh, pezzente, oh, pagliaccio. Verme, lo sai cos'è un verme, lo sai? Tu sei una verme, e ti devi vergognare. Cioè, tu sei una famiglia di... Cioè, a me mi dispiace per la tua madre che ha creato una persona come te. Cioè, mi dispiace perché tu sei un animale, un animale. Cioè, se posso avere un'idea, cioè, mi hai lasciato realmente senza parole. Vergognati. A te ti vergogni? Domanda. Realmente un verme. Cioè, sì, realmente un verme. Verme, lo sai? Cos'è un verme? Non lo sai logicamente perché la tua capacità non arriva lì a capire cos'è una verme. Realmente non arriva lì. Ma io spero che questo comportamento che hai fatto al telefono te lo fanno alla tua sorella, alla tua mamma, così che riuscirai a capire cosa hai parlato fino adesso. Tu sei solo un pagliaccio, non puoi essere nient'altro. Una Allora, persona come te è un pagliaccio. Adesso, sai cosa devi fare adesso? mi dica.